Adesso, per Theresa May, sarà tutto più difficile. La scommessa di rafforzare il suo governo in vista dei negoziati sulla Brexit è persa e l'unica strada percorribile è quella di un governo di coalizione. L'esatto contrario del motivo per cui, un mese fa, a sorpresa, aveva annunciato elezioni politiche anticipate. Lo scrutinio dei voti è andato avanti tutta la notte e quando intorno alle 3 sono iniziati ad arrivare anche i risultati dei seggi in Scozia, era ormai certo che i conservatori non potevano più contare sulla maggioranza assoluta in Parlamento. Per il Regno Unito, divorziare dall'Unione Europea sarà decisamente più complicato. Le trattative con Bruxelles inizieranno tra pochi giorni, il 19 giugno. La May chiedeva un largo consenso elettorale per avviare con forza l'hard Brexit, un'uscita pesante con l'addio immediato al mercato libero ed una tassazione diversa verso i cittadini e le aziende europee con sede nel Regno Unito. Con un governo di coalizione, le posizioni più morbide, se non addirittura contrarie all'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, avranno senza dubbio maggior peso politico. La May esce da queste elezioni più indebolita, responsabile di aver commesso l'errore di chiedere elezioni anticipate sottovalutando il malcontento degli elettori. Il vero vincitore adesso è Jeremy Corbyn, leader dei laburisti, che ha già chiesto le dimissioni del premier Theresa May. Ad un anno dal referendum sulla Brexit, la realtà sembra essere ribaltata. L'UKIP, il partito euroscettico di Nigel Farage, protagonista del successo per l'addio all'Europa, esce da queste elezioni pesantemente ridimensionato, sparisce dal panorama politico e l'onda lunga di questo terremoto politico travolge anche la sterlina, che subito dopo i primi exit poll ha perso terreno su dollaro ed euro, record negativo degli ultimi 9 mesi.